vediamo le challenge. Vediamo le challenge. Beh, sono gasato, vai. Io la mattina non, cioè non mi sveglio neanche se stanno facendo dei lavori con le gru. Io veramente non mi sveglio, ma questa sirena è veramente forte. Fitness. Vabbè, ragazzi, ma io oggi sono troppo gasato per la fitness challenge, perché vado sempre in palestra e amo lo sport, quindi vediamo cosa succederà. Ultimate football challenge, ovviamente penso riguardi il calcio, e a me non piace proprio il calcio, 0-0-0. Quindi vedremo. Strike pose vuol dire tipo fai una posa. Quindi... Ma voi sapete tutti giocare a calcio? Sì. No. Io giocavo in Serie A. Io ho fatto solo 10 anni di calcio. Io gioco alla Play. Io gioco per la Sampdoria. Per quale motivo dobbiamo fare questo fitness? Vabbè, raga, però andiamo, dai. Andiamo. Carico. Vai, vai laggiù. Vai, io inizio fitness. Questa è oggi è la fitness challenge, vai. Qua. Dai, andiamo. Ciao. Buongiorno. Ciao ragazzi. Di qua. Allora, io sono Carol, sono una personal trainer e oggi vi guiderò in questa fitness challenge, ok? Ok. Pronti? Dai. No, mica tanto. Ma mica tanto. Dovete fare per ogni esercizio 10 ripetizioni. Ok. Ah, vedi. Ok, vince chi finisce per primo. Inizio, 10 push-up, scendo, risalgo. Gomiti stretti. Salgo su in piedi, 10 squat. No. Ma tutto di fila? Oh yes. Ah, 10, vai 10. Vediamo, qua è anche questione di memoria, voglio vedere chi si ricorda tutti gli esercizi. 10 affondi. Ma alternati. Come uno vale avanti e dietro? Qui uno, uno. Mani sui fianchi così non cadete, sapete dove piazzare le mani. Ok? Vi sdraiate? Piazzare le mani. Ok. Vi sdraiate? 10 sit-up. Salgo no. su. Perché dire addominali è troppo... Addominali è troppo semplice, bisogna essere internazionali. Ok, 10 mezzo ponte, salgo e scendo col bacino. 10 jumping jack. Ah, no, chi è che si è scordato già tutto? No, io bravo! Ah, no, okay. Allora... Ha spiegato gli esercizi, cioè non vado mai in palestra, in più con occhiali e cappello, non lo so, però ci provo. Flessioni, squat, affondi, all'indietro, addominali. Brava! Il ponte. E poi... Quello così e salto. Ok, perfetto. Partiamo tutti giù. Partito solo per niente. Allora, fermi. Tutti qua. Turbat. Ok. Puntate tutti i piedi, staccate tutto il bacino da terra. 3. No. 2. Non faccio più. 1. Aiuto. Dai, non mollare. Non ce la faccio. Non prendo il 10 qua. Vai, su, vai con gli squat. Ok. Non staccati i talloni. Poi? 10 affondi. 10. Ok, va bene. Ok, devo sbrigarmi perché voglio vincere forza questa challenge. Si deve vedere che vado in palestra, anche se ci vado poco, però ci vado. Addirittura saltati. Kev è fantastico, ragazzi, ha vinto. Attenzione al ginocchio, non portatelo all'interno. 10 sit-up, mannaggia però. Per adesso sembra che sta andando tutto bene, sono primo, speriamo di continuare così. Ora. Sì, ma non stai facendo tutto. Ma non espirate, espirate quando salite su. Sì, vabbè, mando qua. Ragazzi, però qua. Dopo. 10 mezzo ponte, scendi giù, è stato sdraiato. 10 jumping jack quando avete finito questo. Ma non si fanno così gli esercizi! Vai! Però vuoi! Vabbè, inizia la seconda serie! Allora, donzelle! Avevi detto che sono in raga, ho vinto numero 1! Dai, è un'altra challenge vinta da aggiungere al taccuino! Bene, siete ancora vivi? Insomma, più o meno. Dai, era il riscaldamento! Quando iniziamo la seconda serie? E infatti, questo era il riscaldamento, cos'è? Chi ha vinto? Noi due, ovviamente. Però in ogni challenge... Io c'ho questo. Noi dobbiamo mettere questo... alla persona che ha fatto più schifo. Ah, sì, dai, hai detto che non valiamo niente e per questo abbiamo vinto. Non è vero. Devo decidere io, bene. Okay. Mi è andato bene che non mi avete veramente beccato. Lui perché è pompato e ha perso. E guarda,
ti incorono polletto della giornata. Mister steroidi, fai il selfie. Bene, ragazzi. Bravo. No. Ragazzi, mi dispiace, ho perso. Ora tutta la mia famiglia, tutte le persone che mi conoscono si vergogneranno di me. E c'ho pure questo cappello da polletto, però mi piace, quindi va bene. Abbiamo fatto. Vai, non l'hai scattato. Ma come riscattato? Ragazzo, basta. Andiamo a dormire. No, raga, mi è arrivato ora un messaggio. Abbiamo un'altra challenge, quindi andiamo a cambiarci e poi prendiamo le linee. Dai, non mi va. Che challenge? Che challenge è? È tipo football. Oh, dai, vai. No. Allora, Vale gioca con me. Vai. Io voglio Vale e Rossi. Ti faccio la palla. Ti faccio la palla. Monte Conte. Io secondo. Dani con me. Ok, sì. Dani e Vale, ragazzi. Adesso inizieremo la football challenge. Diciamo che è stato un riscaldamento con la fitness challenge. Sono un po' stanco, però proverò a dare il meglio di me anche in campo, anche se non gioco da circa un annetto a calcio. Vale. Oh no. Vai, Dani e Vale e Ross. Raga, famo così, siccome voi siete di meno, facciamo 10 punti. Perché 10 tiri? 10 tiri, ma che 10 punti? Vai. Iniziate, bro. Io. Sì, vai. No, no, raga, non voglio farlo. Forse tra 4. Per questo stavo dicendo i tre tiri li voglio lasciare a Marta, capito? Tiro a segno malissimo, cioè il primo tiro ho preso 0. Spero, vabbè, magari di fare almeno uno. Andiamo. Dai. 7. È punto. Dai, Rocky. Dai. Vai. Tira più alto possibile. Vai. Più alto possibile! Vai, vediamo! Bello, 16! Vai! Io direi 20! No! Io dai, dice! È più 20! Vediamo. La sposata sul 5! No, no. 5! È 5! Perché prima io ho provato a calciare, giustamente, e le ho beccate tutte! E adesso non ne sto beccando neanche una! Va bene! Bello, Dan, bello! Cioè, hai fatto completamente a caso. Bravo, Dio, 6. No, 3! Basta, no, giudice! È a metà! È giudice! Oh, fermi, non tocca! No, vabbè, non ti prega nulla! Raga, giudice! Non 3. 3! Oh! Vabbè, dai! Buono! Porca droga! 5! Fuori! No! Oh! No! Ha preso! Grande! Non male, ragazzi. Stiamo giocando con il tiro a segno e diciamo che sono stata molto brava. Già dal primo tiro ho fatto abbastanza punti. Ora devo fare il secondo, speriamo bene. Però me la cavo. Oddio! Era assurdo! 15! Dai, 15! Grande, raga, sono la più forte, grazie. Cioè, noi siamo, ce la puoi fare. Sì. 25, raga, state tranquilli. Ci ha distrutti. Vai. No, raga, ha sbagliato il mio capo, questo è un casino. Vai. Centro. Dani. 15, sì, vabbè. Bravo. Ok, raga, aspettate il risultato. Ops. Olè, sì, grande Monte! Vabbè, raga, cioè, stai fortissimo! Questo è sempre stato il mio sogno, sin da bambino, giocare a calcio dentro una palla. Oggi qualcuno ti farà davvero male. Vai, bro! Oh! Sì!
Ho appena passato la palla a Vale e gol! Edoardo è caduto di nuovo, sta cadendo ogni due secondi. Sono andato a testa in giù, raga, non capivo niente. Grande! Grande! Ok, ok, Valerio, Valerio! Valerio ha fatto gol. Quindi sono 2-0. Grande, guarda! Guarda come rosica la vecchia, bro, attento! Abbiamo preso un gol, però mi sto divertendo tantissimo, cioè è pazzesco! The wall! Ho partecipato stando ferma e gustandomi la... Ho riso tantissimo vedendo Montesi che rotolava da una parte all'altra del campo, sto bellissimo. Non ho fatto altro, come avete potuto ben vedere. Ok. Raga, è stata una passeggiata. Wow, siamo dei figli. Vincitori grandi. Sì. Neanche un gol subito. No. Vabbè, c'è il mio destino. Sì, vabbè. Che carino. Sperica, fermi. Cosa? È arrivato un messaggio. Chi? È arrivato l'ospite di Medi Sespo, dobbiamo tornare nel loft, andiamo. Andiamo. Vai, andiamo. Oh! Oh. È appena arrivato il mio ospite Aurora e non vedo l'ora di conoscerla, stiamo per entrare dentro la casa. Mi sto aspettando, non vedo l'ora di conoscerli, e è da una vita che aspetto questo momento, ho un'ansia assurda. Ciao bella, come stai? Lei è la mia prescelta. Ciao! Come stai, tutto a posto, sì? Sì, sì. Mamma mia, ho distrutto. Ah, scusa se puzziamo. Abbiamo un po' giocato a calcio. Siamo un po' a calcio, ciao. Abbiamo giocato MMA, scusa. Siamo un po' distrutti. Sì, allora, vai. Ci sta questo libro. Grosso quanto casa mia. Lei lo dovrà aprire. Lei è la prescelta. Lo dovrà aprire a caso. E come vedete, okay, questo libro è pieno di pose, no? Sì. Ok, dobbiamo evitare. Faccio un esempio. Allora, ok, vai. Giro una posa. Apri una posa. Ti faccio subito vedere, bro. Ok, vai, fai questa. Non è una blocca. Bro, perfetto. Okay, vai. Però ci sono anche delle distrazioni, che sono queste cose sul tavolo. Questo qua disturba la percezione visiva. Senti che parole. Cioè non ci vedi niente. Okay, vabbè. Vabbè. Abbiamo appena conosciuto Aurora. Valerio ci sta spiegando la challenge e penso che questa sarà veramente imbarazzante. Poi ovviamente vi potete inventare quello che vi pare. Tipo se io prendo questo ti posso anche fare così mentre stai facendo la posa. Oppure prendi quello e lo tiri addosso. Raga, vi potete inventare di tutto. Lo dovete distrarre, ok? Questo va a te. E chi inizia? Sì. Abbiamo un timer qualcosa. Inizia te. Raga, inizia te. Scegli lei. Marta. Io ho pochissimo equilibrio, quindi non so come andrà. Ma dai, ma no, lei. Ok, ok, già più carina. Ok, oddio. No, altra gamba, altra gamba. No, gamba destra. Sì, okay. Vai. Sì. Tre. L'hai presa la posa? Tre. Tre. Due. Uno. Vai. Raga. No, da lui. Vabbè, devi lanciare qualcosa. Metti con le teste.
Guarda come siamo il cappelletto. Ma regà, ma a me mi sembra che sia un po' un pazzo. Questa sta camminando per tutta la stanza. Pausa. Quindi 15 secondi che in realtà... 16, dai, 16. Già sta secondi. In realtà erano tipo 2 secondi, però... Dai, ce l'abbiamo data buona. Sei pronto, bro? Vai. Mi raccomando. Difficile. Vabbè, grazie mille, regà. No, scrive qua. Vai. Quale? Facile. Un attimo, mi tolgo le scarpe. Oddio! Guarda che lui è tanto forte. No, non muore più così. Cioè, questa è un po'. Aspetta, fatemela vedere un attimo. Bravo. Aspetta. 3. Bro, ma la famo insieme a te. Vai. 3. Si può solo prendere attenzione. 2. 1. Ehi. Dani, spero che ti fai davvero male. Oddio, raga, sto coso ti toglie tutto l'equilibrio. Bro. La posa è abbastanza difficile, solo che fortunatamente io ho un buon equilibrio e quindi mi dice molta fortuna. Poi vabbè, a parte tutte le cose che mi stanno lanciando, però sta andando molto ma molto. Tieni l'equilibrio proprio. No, togli, guarda, basta così. Ah, ce l'ha chiusa! Te l'ho detto che toglie l'equilibrio, raga, è impressionante! 21 secondi. Vai. È buono, non fare, non siamo ultimi. E la prendiamo. Tocca a me, quindi ti lascio il time. Vabbè, due danni insieme. Ok. Vabbè, vai. Varespo contro Dalla, mi va. Vai. Chi vincerà? No, ma questo è impossibile. Quale? Però sì, per favore, facciamola. Ah, raga, ma guarda, è morto. Vai. Per favore, facciamola. E stranamente, tipo, la cosa più difficile al mondo è capitata a me. Non so come possa andare. Non è che se la vedete più cambia. No, tranquillo. Mettila. Cambia, per favore. Oh, ma dov'è? Iniziamo già a mettergli il pollo in testa adesso perché sarà vai. No. Guarda che figata. 3, 2, 1, via. Grazie, il pozzetto che ha stato. Dani, ti prego. No, Dani. Dai, raga. 6 secondi. Sono la migliore, sì. Complimenti. Vai. Vediamo se sarà lei il pollo o no. La vuoi fare con me? Vai. Dico io stop. Vediamo. Ok, aspetta. Ah, ok, facciamo così. Fai così. Le fai. E poi fai stop. Stop. No. Ma stop. Ok, sì, raga, guardate. Sì, casualmente. Abbiamo scelto completamente. Sì. Ho fatto 6 secondi e qualcosa. Sulla punta. Però no, la cosa è dovuto far vedere anche la faccia così. Deve stare pure la faccia. Che facciamo? Gli diamo fastidio o aspettiamo? No, gli mettiamo solamente questo e basta. Aspettiamo, tranquilli. Aspettiamo. Vai, allora. 3, 2, 1, vai. Piace? È stupendo. Vai, come sempre. Sicuro. Madonna. 3, 2, 1, vai. Olè. Vai. Ce li ho. Raga, dovete stare proprio sulle punte. Vai, la cosa importante è anche la faccia. È vero. Io c'ho la faccia perfetta. Io ce l'ho già. Vai, ragazzi. Ho capito. Non sembrava Michael Jackson. Adesso me lo devo rifare. 3, 2, 1, via. Vai, via. No. L'ho perso lui pure. Sono morto. No. L'ho perso lui pure. Sono morto. Ma lui ha detto fermo. Ma lui ha detto fermo. Ma lui ha detto fermi. Vabbè, hai perso. Complimenti. Va bene. Cioè, la cosa...
La cosa che per te. Vai. E vincitrici sono chiare. Cioè, sono arrivate penultime. Abbiamo vinto io e Maddalena, è stato veramente pazzesco, non me la scorderò mai, me la ricorderò per tutta la vita. È stata veramente bellissima come esperienza. Una domanda. Cioè, come hai fatto a stare così in equilibrio? Io faccio pattinaggio. Ah, anche la maglia. Vabbè, ma c'hai i trucchi. No, non vale. Ok, si rifà. No, non vale. No, raga, basta, avete perso. Ho perso pure l'ultima challenge e davvero non ce la faccio più. Però mi sono divertito un botto, quindi va tutto bene. Guarda come infatti trovano scuse. Oh, bro, hanno perso. E infatti. Olè. Selfie finale col pollo. Pollo. Vai, bro, scatta te. Vai, foto tutti insieme col pollo. Vai. Finite le challenge. Ah, che spettacolo. Qual è stata la vostra preferita? Amo le giraffe. Sì, le anche giraffe da per Zoom, quando vanno in base ai libri. No, a me i palloni. Bellissimo. Il parco avventura, raga. Pure. Trampolini. Ah, raga, io non vedo l'ora di rivedermi al parco avventura. Sì. Pensa che figo da fuori vedere te che fai. Vero, sarà davvero bello vederti da fuori. I trampolini tutti anche i trampolini. Ma che ne sanno che non saccava già fa back. Comunque, raga, io a football, cioè, sono veramente una schiava. Vabbè, però c'è stato il teatro con la danza, che è la tua cosa. Sì, dai, là mi sono divertita. Che ha comparato. Te l'hai fatto te, eri escluso. Bellissimo, ci hai distrutto. Comunque, niente, mi dispiace un sacco e... perché è finito tutto, però mi mancherà tantissimo tutto ciò e mi sono divertita tantissimo. È stata una delle esperienze più belle in assoluto che ho mai fatto e spero di tornarci presto perché potrebbe succedere qualcosa. Comunque ci siamo divertiti tanto. Sì, è stato veramente... Perché io non vedo l'ora di vedere il backstage pure, penso che figo. Perché comunque questi 5 giorni sono proprio volati, mi sono divertito troppo. Sono stati pazzeschi. Però, cioè, adesso che fanno? Cioè, è finito? Magari c'è un'altra. Magari non è finito, Visa. Secondo me non è finito, infatti. Ma infatti... Lo scopriremo solo vivendo. Sembra un mistero. Bello, ci siamo. No. Non ci credo. Fortunatamente. No.